Meteo weekend con tempeste. Poi Zefir arriva l'anticiclone con un sapore estivo. Parla il meteorologo Bussoni, un nuovo ciclone porterà piogge intense nel fine settimana in Piemonte, Sardegna, Sicilia e Calabria. Quindi sta arrivando una novità. Abbiamo chiesto spiegazioni di Mattia Bussoni, meteorologa del sito web Il Meteo. Confermo che nelle prossime ore arriveranno altre tempeste in Italia. Questo mese di maggio 2023 è davvero tempestoso da Lungrado Maggio. Almeno 4 disturbi violenti hanno colpito il nostro territorio con 15 giorni di pioggia il 19. Considerando che il fine settimana sarà bagnato, anche noi salirà 17 giorni su 21 tempo instabili e più fresco della media. Un maggio, matura da record molto piovoso? È un maggio molto piovoso come nel 2013, 2017 e 2019. Ma ovviamente un record per alcune aree del nostro paese che non hanno mai registrato precipitazioni simili. In memoria dell'archivio meteorologico ovviamente parliamo di Romagna e parte di Emilia che hanno registrato straordinari rains associati ai cambiamenti climatici in corso. Quali sono le previsioni in dettaglio? Nelle prossime ore pioverà di nuovo, con i fenomeni più intensi di Piemonte, sulla Sardegna orientale e localmente tra la Sicilia e la Calabria, le specie ioniche. Le piogge saranno comunque rilasciate tutta Italia, pioveranno anche in Emilia-Romagna seppure debolmente o debolmente o i più moderati sono previsti media 1015 mm di pioggia. Ci saranno ulteriori inconvenienti in Emilia-Romagna con queste piogge? Sebbene siano previste piogge deboli in Emilia-Romagna, la situazione idrogeologica potrebbe peggiorare tutte le frane che sono instabili al momento rischiano di assumere improvvisamente anche con alcune gocce di pioggia. Continua a pagare. Quindi la massima attenzione a Emilia-Romagna il fine settimana. Quando è previsto un miglioramento? In 24 ore, un mese dopo l'inizio dell'estate, inizierà a migliorare nel nord-est anche in Emilia-Romagna, ma sul resto dell'Italia continuerà a piovere. I fenomeni più intensi sono previsti sul Piemonte, orientale Sardegna, Sicilia, Calabria e anche tra Campania e Basilicata. Una vera sorpresa arriverà da lunedì, almeno per il nord lunedì. Dopo un weekend tempestoso, arriverà l'anticiclone di Zefiro con un sapore estivo. Zefiro, nella mitologia greca, è la personificazione del vento occidentale. Questo anticiclone con un sapore estivo verrà effettivamente dall'ovest e lunga espansione delle Azzorre Il cuneo ad alta pressione coprirà inizialmente solo l'Italia settentrionale con le temperature che scorteranno intorno a 30 gradi centigradi all'ombra improvvisamente. Sabato editativo al centro-sud continuerà a piovere? Sfortunatamente, sì, Zefiro non proteggerà immediatamente centro-sud. Tempo temporale è previsto fino a mercoledì, specialmente nel pomeriggio. Successivamente, sapore estivo dell'anticiclone Zefir conquisterà l'intero paese. Era momento di buone notizie dall'Occidente.